Allora, giochiamo contro questo S19FF. Questa è una bandiera che mi ero ripromesso di memorizzare, ma che ho già rimosso. Ci gioca la Alapin. Questa è la bandiera. Ok, delayed Alapin perché Alapin ritardata in italiano suona male. E qua su C3 D5 dovrebbe essere una delle mosse. Su E per D5 rientriamo nelle varianti principali dell'Alapin. Giochiamo questa donna per D5. Spesso quando c'è un pedone in C3, D5 diventa una mossa forte perché non c'è più cavallo C3 che attacca la regina. Pasta e fasulle, grazie mille per i prime, ti vogliamo bene. Cavallo F6, facciamo mosse a caso. Qua non è troppo importante, secondo me, l'ordine. Qua dopo cavallo A3 mangerei. E qua cavallo B5 è una mossa tipica. Che attacca sia C7 che D4. Micronesia può essere, Palogic. Può benissimo essere. E su questa torniamo in D8 oppure facciamo cavallo A6. Facciamo donna di 8, va. O facciamo gli originali? No. Oggi non vogliamo fare gli originali. Micronesia. Potrebbe essere. Ok, cavallo per D4. E questo. Forse questa è una delle posizioni che diciamo, hanno fatto passare la Alapin per un'apertura poco ambiziosa. Ed effettivamente qua il bianco ha molto poco. Però ha sempre questa piccola maggioranza sul lato di donna. Che in finale può essere un che. E ok, è una posizione tutta da giocare qui, assolutamente. Fiere B5 scacco. Io parlerei di cavallo qua. Teniamo un po' i pezzi. L'alfiere in B5 può essere attaccato successivamente da 6 B5 e l'alfiere in B7 può dire la sua. Arocco, arocco. E A6 la faremo alla prossima. Mi sono tagliato i capelli, sì. Mi sono tagliato i capelli. In realtà li ho lasciati lunghi dietro, adesso ce li ho raccolti perché fanno schifo. Ma vabbè, ci sono delle piccole modifiche da fare. Bravo Tony, che te ne sei accorto. Bravissimo Tony. Dopo, non so, voglio sistemarlo bene prima di presentarlo, sto logo. Sto logo LED. Micronesia? Devastante, Palogic. Devastante. Donna E2, facciamo A6. Queste sono posizioni che ricordano anche qualche francese Tarrasch o cose diverse dalla siciliana. D'altronde, cioè, guardate l'apertura, se avesse fatto E5 siamo di fatto in una francese, no? Cavallo C6, D4, siamo partiti da lì praticamente. Dopo alfiere A4 non voglio fare B5 subito perché mi becco sta cavallo C6 che fa malissimo secondo me, quindi forse è meglio prima prepararla con donna C7. L'ho fatta troppo velocemente sta donna C7. Sto rischiando dei pacchi qua. Dei pacchi qua. Quindi sì, l'ho fatta troppo velocemente. Cavallo per E6. Spero che non funzioni, altrimenti fa malissimo. Urco. Cavallo per. Ok. Uff. Forse abbiamo rischiato qua, eh. Cavallo per E6 non è una mossa evidente, però. Donna per torre F7. No, ragazzi, faceva proprio male sta cavallo per E6, eh. Forse era decisiva. Per fortuna che non è stato caparbio.
non ha colto questa occasione che secondo me ci stava a cogliere. Su B5 può fare cavallo per E6 ancora? Non credo, perché dopo le prese e prese posso fare re H8 e su presa c'ho l'alfiere in presa, no? Quindi B5 qua la possiamo fare. Su alfiere B3 cavallo C5 rinforzando molto il punto E6 sia con l'alfiere che con il cavallo. Quindi mi aspetto alfiere C2 qua. È arrivato alfiere C2 e possiamo fare alfiere D6 per parare questa minaccia. Alfiere D6. Sì, questa è una posizione molto tipica della francese Tarrasch. Questa è veramente, se mi facessero vedere questa posizione, direi questa è una francese Tarrasch. Ah. Proprio la variante principale con C5. E per D5, donna per D5. Quella lì. Mizar, io ogni tanto non ti capisco. Non capisco se ci sei o ci fai. No. Ok. Ah, cavallo G5 è una mossa sorprendente. Chiaramente è una mossa che può venire in mente. Qua il bianco ha un sacco di pezzi, diciamo, lanciati verso il mio re. Però, cavoli, lasciare H2 in presa con scacco è una mossa, cioè una scelta comunque sempre un po' coraggiosa, no? Però non credo. Non credo che sia male qua. Cosa sta minacciando? Sta minacciando una specie di. Boh. Non. Mi vorrà lanciare un cavallo in E6, no? Magari. Bravo, Trizio. Benvenuto. Cavallo E5. Non sto capendo di cosa dovrei aver paura. Cioè, percepisco un po' di problemi. Nel senso che a lui ha tanti pezzi che mi stanno per dare fastidio. Però non vedo mosse che mi turbano. Tipo cavallo. Forse donna F3, ma donna F3. Fiore B7, donna H3. Forse sta pianificando qualcosa del genere. Cavallo E5, magari mi vuol fare cavallo E4. Mangio, mangia e sta minacciando sia H7 che la torre in A8. Ok, questo è qualcosa da prendere in seria considerazione, effettivamente. Ma se gioco alfiere B7, mi può lanciare questo qua? Presa, presa. Donna per. Secondo me no. Cioè, così ad occhio mi fido. Facciamo alfiere B7. Si rischia forte oggi, si rischia. Ok, onestamente, se fossi il bianco, forse giocherei comunque cavallo per E6. Cavallo per E6, F per E6. Su cavallo per E6 c'è donna C6. Quindi non credo che sia una buona idea. Donna per E6, re H8. Cavallo F7, posso dare la qualità, non è un problema. Ho comunque due cavalli in cambio della torre, quindi speriamo. Comunque il nero è ordinatissimo, se vogliamo. Questa è una posizione in cui non c'è mezzo pezzo del nero che è fuori posto e tutti i pezzi sono difesi, debolezze ce ne sono molto poche. Quindi il bianco può contare soltanto sulla forza bruta qua. Ciao Fede, com'è?
magari vuole portare la donna in gioco in questo modo. La donna di 3. Donna di 3 ci potrebbe stare, sì. Che poeta, Fede, Madonna, che livello. È arrivata, cavallo 4 per E6 e adesso vediamo chi ha ragione. Perché noi dobbiamo accettare la sfida, naturalmente. Donna per E6, re H8. Ci facciamo il segno della croce che qua non ci siamo persi niente. Se gioca cavallo F7, secondo me siamo sereni. Cioè, sì, siamo sereni, siamo pieni di pezzi. Ma tra l'altro, cavallo F7 è una mossa che sgonfia completamente la sua iniziativa. Dopo torre per, donna per, guardate, in un attimo è il nero quello che sta attaccando tutti questi pedoni. Anche con torre F8 che arriva. Quindi. Boh. Spero che sia una partita in cui semplicemente aver messo i pezzi in caselle normali ci fa vincere. Esatto, cavallo F7, torre per, altrimenti perdo tutto. E qua, non so, torre F8, cavallo G4. Una cosa di questo tipo. Cavallo G4 subito anche. E il cavallo G4 subito ci sta. Su questa, alfiere per H2, re F1, donna C4. Ok, non è matto subito, ma ci arriviamo velocemente, credo. Quindi non so se valga la pena prima fare torre F8. Torre F8 effettivamente deve fare una mossa strana, forse, come. Ok, può fare donna E6, però donna E6 torre 8. E ok, non credo che possa darmi la donna. Aspettate, fermi tutti. Alfiere D5, ha perso la donna. Sì, questa è la più semplice, probabilmente. Alfiere D5, la donna intrappolata. Ovviamente, come sapete benissimo, non avevo visto nulla. Però, ok. Il mio sesto senso mi dice che con cavallo G4, torre F8, comunque, la posizione sarebbe stata senza speranza. Ok. Dico che ha perso proprio la donna perché anche su torre 6 mangio mangio c'è torre 8 e il matto in fondo. Quindi proprio perde tutto qua. Quindi. Ok. Chiaramente alfiere D5 avrei dovuto vederla vederla in 3 secondi. Il punto è che sono rimasto subito, diciamo, affascinato da mosse più semplici. Sbinalla. La donna non può procedere alla cattura. No, che c'è il cavallo, se intendi. Comunque faccio notare che la lettera F e la lettera P nella tastiera non sono neanche vicine. Quindi. Ok. Mangiamo la donna e. No, niente, non si abbandona in questa posizione. Va bene, lo accettiamo. Ci mangeremo tutto. Ok. Cavallo G4. Su cavallo G4 non aveva. Torre E8. Sì, c'hai ragione anche te. Alfiere G1? Parkour? Alfiere G1? Bella alfiere G1.
Ok, abbiamo due pezzi che difendono H2, quindi scacco reale, grazie mille per la sub, ti si vuole bene. Ok, alfiere G1 è un po' una mossa da puzzle rush, no? Adesso minacciamo questo, su re per G1 facciamo donna H2, re F1, alfiere C4, scacco, torre 2 e donna H1 matto. Se invece gioca G3, vabbè, ci mangeremo F2, buona. Che dobbiamo fare? Che dobbiamo fare? Vediamo se c'è di meglio, ma c'è un alfiere in G1. Come c'è finito qui l'alfiere? Non si sa. Vabbè. Mangiamo tutto. Ah, scacco reale, grazie per i bit, non per la sub. Ma ti vogliamo bene in ogni caso. Ragazzi, ma cosa... Non mi sento di dover dimostrare più nulla in questa partita. Non lo so, sono un po' infastidito questa volta che non abbandoni, perché... Cioè, il mio vantaggio è veramente enorme. Cioè, non è qualcosa di recuperabile neanche nei sogni più profondi. Va bene, cerchiamo di non prenderci pacchi. Donna di 8, attacchiamo qua. Minacciamo alfiere di 5. Ma in questa posizione, veramente penso che vinca qualunque mossa. Alfiere di 5. Ok, bisogna tenere d'occhio questa cosa e basta. Grande Fedeon. No, Pepo, magari fosse... Cioè, donna per pezzo e torre andrebbe bene non abbandonare, ma qui è... Cioè, è peggio. Cioè, ha la donna in cambio di due qualità. Non... Cioè, se facessi donna per, probabilmente sarebbe vinto comunque, sto finale. Ok. Non lo so, però... Non può essere. Dai, adesso gli daremo matto con tutti sti cavalli, no? Scacco. Faremo una cavallo F4, una cavallo H4 che sa, ricorda. Ok, ce l'abbiamo fatta. Ce l'abbiamo fatta. Andiamo a fare anche di questo una bella revisione. Comunque è stata una partita a suo modo istruttiva. Ok, esatto, io vedo nella revisione c'è un picco per lui che sospetto che sia cavallo per E6. Comunque, faccio vedere soltanto questa cosa che è interessante. Questa... Esatto, donna C7 qua cavallo per E6 è forte secondo me, ma dopo vediamo. Questa posizione qui mi ricorda tantissimo quello che viene fuori da questo. Nonostante sia una siciliana Alapin, così, così, così. Quindi, francese Tarrasch, C5, presa, donna per, cavallo F3, C per D4, alfiere C4, donna D6. Arrocco, cavallo F6, cavallo B3. Così, così, così. A6 o donna C7. Adesso vediamo un po'. Ok, torre 1. Donna C7. Fiere B3. Fiere D6. E tipo H3. Arrocco. Vedete che questa è una posizione molto simile a quella della partita, no? Lo stesso tipo di strutture. B5.
E così. Però, torniamo a noi, torniamo a noi. Alfiere A4, donna C7. Esatto, qua c'è cavallo per E6. Cavallo per E6 sarebbe stata una brilliancy. F per E6, donna per E6. Su torre F7, alfiere B3 o cavallo G5. Sembra un disastro. Su re H8, semplicemente mi ha fregato due pedoni. Ok, c'è un briciolo di compenso, ma il bianco sta molto meglio qua, chiaramente. Ok, torre 1, B5. Ok, quindi abbiamo mancato questa opportunità, dopodiché secondo me il nero è sempre stato abbastanza a posto. Cavallo G5, il freddo computer si va a mangiare H2, anzi no, ora cambia idea e gioca la mia alfiere B7. Cavallo per E6 è la mossa umana, è quella che avrei valutato di più anche io, però non funziona semplicemente. F per E6, donna per E6, re H8, il nero è troppo solido. Qua l'unica mossa che dice il computer per stare soltanto un bel po' peggio è donna H3, invece dopo cavallo F7 è completamente persa la posizione. Torre per alfiere D5 è la mossa migliore. Dopo alfiere D5 è finita in tutte le salse. Cavallo G4 è una cazzata. Ovviamente devo giocare prima torre F8 e poi cavallo G4 se la voglio fare. Però ogni paragone non regge con alfiere D5. È chiaramente la cosa giusta da fare. Alfiere G1. Ok, qua ci mangiamo tutto e basta. Molto molto bene.